L'emergenza annunciata assume ogni giorno di più le sembianze di un disastro generazionale, la tratta di migranti verso la Sicilia. Terzo sbarco in tre giorni con almeno 50 morti. Il premier Renzi, fiducioso, non è un'emergenza. Il ritorno di Maniaci. Il giornalista accusato di estorsione torna a Partinico dopo il decadimento del divieto di dimora nelle province di Palermo e Trapani a causa di un errore burocratico. Da domani potrà di nuovo condurre il TG di Teleiam. Il comune ha straperso. All'indomani della decisione del CGA di accogliere il ricorso del Comune contro la decisione del TAR in merito alle ZTL, c'è chi festeggia e chi invece grida alla sconfitta. Per Orlando non si discute, a novembre ZTL. Senza tregua, resta drammatica la situazione di Palazzo Zanca a Messina. Approvato il revisionale 2015, a Corinti chiede scusa alla città. La situazione del comune è appesa a un filo. Disgelo, sempre silenzio in radio tra il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, e l'allenatore ufficialmente ancora in carica, Ballardini. Tra i due si cerca un contatto, mentre il patron punta sempre su Foschi come nuovo DS. E bentrovati amici telespettatori a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con la cronaca. Continua la tratta dei migranti e alle porte dell'estate il fenomeno sembra incrementarsi. In 3.400 sono giunti in Sicilia nelle ultime ore, attesi in migliaia tra Trapani, Porto Empedocle e Messina. Vediamo. Sono circa 3.400 i migranti reduci dell'ennesimo viaggio della Speranza in Balia del Mare e che sono stati tratti in salvo nelle ultime ore nel canale di Sicilia. Tra loro uomini, donne e bambini, ma anche corpi senza vita. In previsione dell'arrivo del rimorchiatore italiano Vos Thalassa, la Procura di Catania ha coordinato le operazioni di accoglienza e sbarco allestendo presidi di assistenza con volontari e medici della Croce Rossa. A bordo 890 profughi salvati in 8 operazioni di soccorso differenti. 657 invece sono arrivati al porto ragusano di Pozzallo sul pattugliatore Asso 29. Il medico Vincenzo Morello, una volta salito sul natante, ha affermato di aver riscontrato centinaia di casi di scabbia. In 700 sono approdati al porto di Taranto su una nave militare spagnola e ancora in migliaia sono attesi nei prossimi giorni a Messina, Trapani e Porto Empedocle. Intanto non si smette di parlare ancora di Fevur, la bambina di 9 mesi, sbarcata a Lampedusa dopo aver perso la madre durante la traversata. La piccola nigeriana è arrivata ieri a Palermo accompagnata dall'ispettore capo della polizia Maria Volpe. Decine le richieste di adozione giunte da tutta Italia, ma prima di dichiarare Fevur adottabile, come ha affermato Flora Randazzo, presidente del Tribunale dei Minori di Palermo, bisognerà accertare che non abbia parenti prossimi che vogliano prendersi cura di lei. E sull'intenso flusso di migranti il premier Renzi getta acqua sul fuoco respingendo i connotati di emergenza. I numeri però dicono altro e adesso si viaggia ad un ritmo costante di 50 morti al giorno. Ce ne parla Lorenzo Anfuso. Alla luce di un inverno tra i più intensi degli ultimi anni sul fronte immigrazione verso la Sicilia e l'Europa, ci si attendeva un'estate torrida iniziata per giunta, con diverse settimane d'anticipo. Il terzo naufragio in tre giorni sul canale di Sicilia ha rincarato il numero di persone scomparse e morte in mare. Almeno 45 le vittime registrate ieri, 135 quelle salvate, nulla in confronto al centinaio di dispersi di cui si parla tra chi ce l'ha fatta nel naufragio di giovedì. Interviene la politica sempre per mezzo di comunicati e frasi già ascoltate in passato, come il «ci rifiutiamo di assistere a questo disastro in silenzio», affirma Salvini, o le rassicurazioni del premier Renzi dal Giappone, che ha definito fuori luogo parlare di emergenza al momento, con il Migration Compact, che va bene e ci si aspetta solo la fase di concretizzazione per iniziare un lavoro di collaborazione con quei paesi subsahariani intenzionati a cooperare con l'Unione Europea. Migranti in arrivo da regioni in guerra o sotto il controllo del terrorismo, come Siria e Iraq, ma anche migranti economici come quelli in arrivo dall'Afghanistan che paesi come Ungheria, Serbia e Macedonia hanno deciso di bloccare al confine.
Proprio la nuova rotta balcanica preoccupa non poco il ministro dell'Interno Angelino Alfano, dubbioso sulla redistribuzione dei migranti che adesso non sarebbe più a vantaggio dell'Italia come nel 2014. E adesso ci fermiamo giusto qualche secondo, ma restate con noi perché al nostro rientro in studio torneremo a parlare di ZTL. gtsnotizie.it, il giornale online che unisce l'informazione dei quotidiani a quella televisiva. Notizie e aggiornamenti in tempo reale, video rubriche, programmi TV on demand gratuiti, intrattenimento, sport e tanto altro. Vieni a scoprirlo su gtsnotizie.it. Non solo un quotidiano online. Cerchi una comunicazione dal grande impatto visivo? Noi facciamo al caso tuo. GSM Aero Panorami, la mongolfiera personalizzata con il tuo logo, il tuo slogan e i colori. Un super mezzo che sorvolerà il cielo della tua città. Contattaci, siamo in via Domenico Scina 15 a Palermo. Why don't you stop now? Sport Film Festival, rassegna cinematografica internazionale, produttori, registi cinematografici, personaggi del mondo televisivo, radiofonico, sportivo, saranno premiati con il Paladino d'Oro. Sport Film Festival, rassegna cinematografica internazionale, Sport Film Festival. Never been so real. Domenica 29, alle 17.30, Campi Wisser, zona policlinico a Palermo. Una storia, una passione. Incontro di calcio a 5. Ciao Ciro e Francesco. La partita sarà visibile giovedì 2 giugno alle ore 21 su canale 90 di CTS e venerdì 3 giugno alle ore 21 su Azzurra Channel, canale 74. Bentornati in studio. Il comune ha straperso, così si è espressa Nadia Spallitta all'indomani del ricorso del comune accolto dal CGA sulla decisione del TAR di sospendere l'istituzione ZTL. È una tassa occulta, ha sottolineato la Spallitta, e quindi illegittima. Vediamo. All'indomani della decisione del CGA di accogliere il ricorso che il Comune di Palermo e l'AMAT avevano presentato contro la decisione del TAR di congelare il provvedimento, diverse le reazioni riscontrate. Se da un lato il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha ritenuto la sospensiva non legittima in quanto manca il requisito del pregiudizio cautelare, dall'altro arriva l'invito all'amministrazione comunale di valutare e verificare attentamente le misure adottate in vista dell'udienza già fissata per il 9 novembre. Per il sindaco Leoluca Orlando però una cosa è certa, le ZTL partiranno prima di novembre. Abbiamo avuto il via libera per fare quello che riteniamo più opportuno e lo faremo, ha tuonato il primo cittadino. Dimenticheremo insulti personali ricevuti, attacchi e sceneggiate in piazza e meschinerie di cattiva politica. E mentre Orlando festeggia la sua vittoria, il vicepresidente del Consiglio Comunale di Palermo, Nadia Spallitta, afferma che il comune ha straperso. La Spallitta, appoggiata dal tributarista Alessandro Dagnino, che si è occupato in prima persona di curare il ricorso al TAR sul provvedimento, sottolinea che il CGA entra nel merito e afferma chiaramente che la ZTL non può essere una tassa occulta e che è quindi illegittima. Non andava istituita a Palermo in questi termini. Maxi operazione dei NAS di Palermo e Trapani sullo sfondo del contrasto alla merce alimentare in cattivo stato. Ben 70 tonnellate di prodotti sequestrati e diverse denunce nei confronti dei commercianti. 70 tonnellate di alimenti per un valore complessivo di 1,5 milioni di euro. Maxi operazione di controllo e sequestro da parte delle forze congiunte dei NAS di Palermo e dei reparti del Comando Provinciale di Trapani, eseguito in tutto il territorio trapanese, che ha fatto riscontrare diverse irregolarità e abusi da parte di numerosi esercizi commerciali. A Gibellina, sequestrate 4 tonnellate di carne suina in cattivo stato di conservazione, poiché congelate in assenza delle corrette procedure, con la denuncia scattata nei confronti del proprietario
del macello. A Mazara del Vallo sono state invece 13 le tonnellate, in questo caso di pesce, ad essere state sequestrate non solo per il cattivo stato, ma anche perché accompagnate da false dichiarazioni di provenienza, bollate come pescato del Mediterraneo, quando invece si trattava di merce proveniente dall'Atlantico. E ancora ben 52 tonnellate di olive sono state sequestrate ad un'azienda di lavorazione di conserve vegetali di Castelvetrano, con inoltre sigilli posti ad un capannone industriale utilizzato come deposito ma sprovvisto delle autorizzazioni. Anche in questo caso il titolare è stato deferito alla competente autorità giudiziaria. Sono stati sorpresi con 31 tonni rossi pregiatissimi sul ponte della loro imbarcazione, ma al momento del controllo da parte della Guardia di Finanza hanno acceso il motore del peschereccio tentando la fuga in mare. Inseguimento in piena regola davanti la costa di Isola delle Femmine nel Palermitano, dove 3 persone hanno tentato di sfuggire alle sanzioni per la pesca illegale. Durante l'inseguimento i 3 hanno anche cercato di disfarsi del pesce rigettandolo in mare, venendo però filmati e poi raggiunti da una vedetta veloce arrivata in soccorso delle Fiamme Gialle. Condotti al porto di Palermo, i 3, privi di regolare documentazione per la pesca del tonno, sono stati sanzionati e accusati di resistenza e di inottemperanza e all'ordine di fermo. E cambiamo argomento. L'aula consiliare di Palazzo Zanca ha approvato il bilancio di previsione del 2015 per il comune di Messina, ma sulla stabilità dell'ente pesa la valutazione della Corte dei Conti. Scuse da parte del sindaco Renato Accorinti. La settimana si chiude e la Giunta a Corinti ha portato a casa l'approvazione del previsionale 2015. Non si può parlare di un successo se si considerano tempi e modi che hanno accompagnato il contestato e lento iter, terreno di scontro tra amministrazione e collegio dei revisori dei conti. Neanche la soddisfazione di tirare un sospiro di sollievo e guardare i prossimi obiettivi da raggiungere, che è arrivato il responso della Corte dei Conti, che con la deliberazione numero 91 ha emesso una sentenza che va considerata. La situazione economica di Palazzo Zanca resta drammatica e entro 60 giorni il Comune dovrà adottare quei provvedimenti necessari ed idonei a superare le criticità evidenziate in 14 punti. Un lavoro che passa per le mani degli uffici e dell'assessore al bilancio Luca Heller, che tuttavia concorda con quanto scritto dalla Corte dei Conti e sottolinea che le sentenze vanno rispettate. Un approccio totalmente diverso da quello avuto dall'ex assessore alla cultura Tonino Perna nei confronti dell'organo di controllo. Il responsabile delle finanze di Palazzo Zanca ritiene possibile uscire dall'emergenza. La prossima settimana potrebbero già arrivare le prime indicazioni su come ora l'amministrazione a Corinti intenda muoversi. È certo però che sarà avviato un confronto con il Ministero dell'Interno per rivedere i tempi che riguardano il famigerato piano di riequilibrio. L'idea è quella di spalmare i debiti in 30 anni. Tripudio di colori nel cielo di San Vito Lo Capo, dove si sta svolgendo l'ottava edizione del Festival degli Aquiloni, che si concluderà proprio domani. Vediamo insieme. È arrivato il primo caldo e a colorare il cielo della splendida San Vito Lo Capo sono tornati gli aquiloni. Si tratta del tradizionale festival internazionale degli aquiloni, giunto ormai all'ottava edizione. La manifestazione, apertasi lo scorso mercoledì con la sfilata degli studenti accompagnati da banda musicale Majorette, è dotata quest'anno di un nome particolarmente azzeccato, Emozioni a naso in su, che allude proprio allo spettacolo del cielo. Appuntamento fisso e molto amato della storia di San Vito Lo Capo, questo festival, che si concluderà questa domenica, richiama non solo aquilonisti provenienti da tutto il mondo, ma anche tantissimi turisti curiosi di assistere al caratteristico spettacolo. A corredare il volo dei variopinti aquiloni ci saranno animazione, laboratori e giochi per bambini, con tanto di pagliacci, artisti di strada, giocolieri e tanta musica, che coinvolgerà anche i più grandi. Il festival, così come gli altri eventi previsti nella zona del Trapanese, favorisce la destagionalizzazione dei flussi turistici e permette di arricchire l'economia del paese. Gli aquilonisti, veri e propri artisti del vento, si esibiranno nel volo libero con dimostrazioni, sfide di aquiloni ed esibizioni acrobatiche. Denominatore comune, la creatività, l'arte e soprattutto la festa, che è un momento di incontro e contatto fra culture e persone unite da una grande passione comune, l'aquilone, da sempre simbolo di sogno, fantasia, libertà, una tradizione antica che rappresenta valori ed emozioni differenti. E adesso ci fermiamo giusto qualche secondo, ma al nostro rientro in studio andremo a vedere le interviste della conferenza che si è tenuta questa mattina a Partinico, dove è tornato appunto Pino Maniaci. Tennis Club Valle Iato.
Scuola tennis per bambini e adulti tenuta da maestri federali. Diventa anche tu socio del circolo. Troverai cortesia e professionalità. Tennis Club Valleiato, il circoletto. A Partinico, in contrada Timpanella. Al centro batterie Marmitte Chiavetta, sconti del 50% su marmitte con installazione gratuita e offerte vantaggiose su batterie di tutte le marche per moto e imbarcazioni. Batteria 50 A con garanzia a 25 euro, da 65 A 45 euro, da 80 A 51 euro. 4 litri d'olio, 10 W40, filtro olio, filtro aria, tutto a 50 euro, sostituzione inclusa. Centro batterie Marmitte Chiavetta, rivendita autoricambi, officina meccanica, effetto a cambio olio, sostituzione pastiglie freni e ammortizzatori a vista. Consegna a domicilio e orario continuato. Centro batterie Marmitte Chiavetta, il massimo per la tua auto, in via Galileo Galilei 94 a Palermo. Il tatto, l'olfatto, l'udito, la vista, il sapore. Sensazioni che provi solo da Naif. Ristorante Naif, a Palermo, in via Vannantò 21. Naif. Gustose tentazioni. Bentornati in studio, apriamo la pagina dello sport. A Palermo si prova a ricucire lo strappo tra il patron Maurizio Zamparini e Davide Ballardini. La prossima settimana ha previsto un incontro per discuterne del futuro. Intanto Manuel Gerolin annuncia il suo addio ai rosanero. Dopo il gelo, il Palermo tenta di ricucire il rapporto tra il tecnico Davide Ballardini e il presidente Maurizio Zamparini. Come riporta gianlucadimarzio.com, all'inizio della prossima settimana il tecnico incontrerà il presidente con il consigliere Gianni Di Marzio, che proverà a riappacificare le parti. Intanto, sul fronte direttore sportivo, Zamparini è sempre più orientato al ritorno di Rino Foschi, che ha già lavorato in passato con Davide Ballardini. Sempre la prossima settimana dovrebbe esserci un incontro fondamentale, appunto, per il clamoroso ritorno dell'attuale DS del Cesena alla Palermo. Manuel Gerolin, direttore sportivo del Palermo, intanto intervistato da Tutto Mercato Web, ha parlato dell'annata del Rosanero, ufficializzando poi l'addio alla società di Zamparini. L'obiettivo primario era conquistare la salvezza, dice: la Serie A è fondamentale per questo Palermo, ci siamo riusciti e adesso vedremo. Sicuramente le strade si stanno per dividere, ma l'importante, dice Gerolin, era mantenere la categoria. Il mio contratto scade il 30 giugno, poi vedremo cosa succederà. Udinese no, adesso un momento di stasi per i presidenti che stanno decidendo, non c'è niente di vero attualmente, sarei comunque orgoglioso di una chiamata da parte dell'Udinese. Sempre la prossima settimana sarà decisiva anche per il futuro di Franco Vasquez. Zamparini chiede circa 20 milioni di euro, cifra che fa desistere i club italiani. A questo punto si aprono le porte della Premier League per il Mudo. E facciamo un passo indietro e torniamo alla cronaca. Pino Maniaci è tornato a Partinico. Per noi le nostre telecamere, appunto, che hanno ripreso questa mattina la conferenza stampa che si è tenuta appunto a Partinico, dove lui da domani tornerà a condurre di nuovo il TG di Teleiato. Una macchina del fango costruita alla perfezione solo per screditare. Firmerò la querela per scoprire il regista del video delle intercettazioni. Ha risposto a tutte le domande il giornalista Pino Maniaci in conferenza stampa questa mattina negli studi di Teleiato a Partinico. Maniaci ha spiegato che l'operazione in cui è stato coinvolto insieme ai 9 arresti è stata una manovra accuratamente studiata e che oggi risulta essere ancora sotto protezione dei carabinieri. Se noi non lo... L'emittente Teleiato, Pino Maniaci, non facevamo quell'inchiesta sulle misure di prevenzione e ci saremmo comportati come generalmente si comportano un po', scusate, mi tocca dirlo, un po' tutti i giornalisti, cioè ecco, forse sono stato massacrato mediaticamente anche per questo, perché ho sempre definito un po' la stampa italiana asservita e che non fa più le inchieste come una volta e che ovviamente poteri forti non ne tocca, non si devono toccare. Io non so se oggi voi che siete qui o ieri con la conferenza stampa o con quello che è stato, diciamo, tutta questa macchina del fango buttata addosso a Pino Maniaci sarebbe successo, io credo proprio di no.
Io sono certo che la Procura di Palermo fa le indagini per accertare i reati, non per le condanne mediatiche. Bene, allora quel video promozionale invece è una prova finalizzata ad un'altra cosa, non alle indagini ma a un processo mediatico con intercettazioni del tutto irrilevanti penalmente, inserendo immagini di repertorio, mettendo delle frasi ad effetto sulla mafia e l'antimafia, eccetera. Termina questa edizione del nostro telegiornale, vi lasciamo adesso alle notizie dall'Italia e dal mondo e al meteo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Un saluto e ben ritrovati a tutti i telespettatori. Vediamo la situazione per sabato, quando un campo di alta pressione interesserà ancora tutto il Mediterraneo con clima estivo. Attenzione perché arriveranno nuove perturbazioni però sull'Europa occidentale, con temporali anche di forta intensità tra Francia, Stati Alpini e Germania. Ma passiamo alla nostra penisola, dove l'alta pressione favorirà bel tempo prevalente. Soprattutto guardate le temperature, che saranno tipicamente estive, punte fino a 28-30 gradi. Al nord Italia quindi una giornata che sarà di bel tempo prevalente, con ampie schiarite alternate a qualche nube alta di passaggio. Attenzione perché poi in serata è notata peggiore all'estremo nord-ovest, con temporali anche di forte intensità. Andiamo al centro Italia, anche qui stabilità e clima che sarà tipicamente estivo sia sulla parte tirrenica che quella adriatica. E infine nel sud Italia poche novità, perché il bel tempo sarà prevalente su un po' tutte le regioni, anche le due isole maggiori, ventilazione debole con mari quasi calmi. Con questo per il meteo è tutto, ma aggiornamenti come sempre scaricando l'app gratuita di trebimeteo.com.